ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'obiettivo è anche quello di recuperare il pubblico dell'Adriatico. La prima di Zeman tra le mura amiche non ha portato la vittoria nella quale tutti speravano, ma una prova comunque bella dei biancazzurri, quella almeno è arrivata. E i tre punti sono mancati più per sfortuna che per reali demeriti. Ingiusto il 2-2 finale. Il primo Pescara dello Zeman Ter ha dato comunque spettacolo, ha divertito e per lunghi tratti illuso, anche se adesso il terzo posto va condiviso con il Foggia, in vantaggio sul Pescara per una migliore differenza reti. Poco male il vero valore di questa squadra sotto la guida del Poemo si vedrà nelle prossime settimane. Il tempo di assimilare i concetti del maestro del 4-3-3 da provare e riprovare in allenamento. Ad attendere il Pescara un vero e proprio tour de force. Si comincia domenica con la Gelbison in trasferta, poi il turno infrasettimanale il 15 a Messina prima della gara casalinga con la Turris e poi la trasferta sulla carta proibitiva con il Catanzaro del 25 marzo. Proprio con la squadra dei Vivarini ci potrebbe essere il termometro di una squadra da cambiare prima di tutto nella mentalità, se è vero come è vero che proprio nella sfida della gara di andata con il Pescara a soli 3 punti e lanciatissimo, i biancazzurri hanno cominciato il loro declino, consegnando prima nella testa che nelle gambe il ruolo di battistrada ai calabresi. Il pubblico sarà decisivo nell'auspicata metamorfosi. Io so che negli ultimi tempi il pubblico è abbastanza freddo, il problema di farlo diventare caldo dobbiamo fare noi le prestazioni. Con la 2.685 non vengono da soli. 1.000 in più non è contento rispetto all'ultima casalinga. Vabbè, io spero che vengano di più, ma quello dipende da noi, non dipende da loro. L'ultimo sul Palmiero, mister, è un po' sulle gambe, nel secondo tempo ha giocato pochissimo quest'anno. Qual è il suo giudizio sulla sua Ma secondo tempo, cioè il primo tempo ha fatto bene, secondo me.